Sulla nostra penisola è in atto una diminuzione della pressione atmosferica a causa dell'affondo di una depressione di origine nord-europea verso il Mediterraneo orientale. La circolazione delle correnti nelle prossime ore subirà una netta modifica, soprattutto in quota, con l'inserimento di aria umida da ovest che determinerà la formazione di cellule temporalesche che dal Tirreno progrediranno verso Levante, interessando la nostra regione soprattutto nella giornata di sabato 4 settembre. Dunque ci attende un fine settimana generalmente bagnato, anche se non mancheranno lunghe pause asciutte, soprattutto nella giornata di domenica. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per i prossimi giorni. Domani sabato 4 settembre, al mattino cielo molto nuvoloso ovunque, con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio. Nel corso della giornata i fenomeni si concentreranno nelle aree interne e sul Cilento centro-meridionale. Non sono esclusi fenomeni di forte intensità con possibili grandinate. In serata, nuove cellule temporalesche potrebbero formarsi in mare aperto e raggiungere alcuni tratti di costa del Cilento. Temperature in diminuzione, venti deboli occidentali con improvvise raffiche durante i fenomeni più intensi, mare mosso, localmente molto mosso al largo. Domenica 5, condizioni di tempo instabile, con cielo irregolarmente nuvoloso, maggiori schiarite lungo la costa, specie nella prima parte della giornata. Durante il pomeriggio la nuvolosità si presenterà più compatta, segnatamente nelle aree montuose, con sviluppo di temporalità. I fenomeni prima del tramonto potrebbero raggiungere alcuni tratti di costa, specie sul Cilento. Temperature senza particolari variazioni, molto fresco in serata e nelle ore notturne, venti tra deboli e moderati settentrionali e mare mosso. Da lunedì l'alta pressione subtropicale tenderà ad espandersi verso nord, interessando però maggiormente la penisola iberica. Sulla nostra regione avremo l'inserimento di correnti secche da nord-nord-est che determineranno condizioni di instabilità lungo la costa con temperature in nuovo aumento. Qualche nota di instabilità, tuttavia, potrebbe interessare le aree interne nelle ore pomeridiane, una situazione che dovrebbe persistere almeno fino a giovedì 9 settembre e dunque con estate settembrina in piena regola. Per maggiori dettagli invito come sempre i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it e sul gruppo Facebook Meteo Cilento. Bene, termino qui. Per il meteo è tutto. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.